Allora, ok, aspettate che voglio fare una cosa, se riesco. Ok, secondo me 30 però, 30 è un po' spento, aspettate, sto facendo una cosa col monitor. Da 5, ok. Allora, aspettate che devo mettere un attimo la categoria. Ovviamente la solita rottura dei de coglions. Ok. Dashboard. Immortal. Eccolo qua. Fine. Poi chiudi. Ok. Ci siamo. Raga, vabbè, facciamo la stream come solito. Vediamo quanto riesco a streamare, raga, perché ieri ho dormito poco e niente, e anche male. Ho dormito poco, niente e male. Allora, vediamo un po'. C'ho anche. Beh, in realtà potrebbe pure. Anzi, lo tolgo. C'ho il cuscino sotto, però. Beh, sinceramente. Oh, congelata. Vabbè. Allora, ragazzi, dobbiamo continuare la nostra avventura. C'è anche l'ambulanza, probabilmente mi stanno venendo a prendere. Sì, ragazzi, stanno venendo a prendere me perché sto morendo. Comunque, raga, non performerò molto bene, ma ci sta. Non ho dormito un cazzo, ragazzi. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa Phoenix bisogna entrò fare. nel tribunale, trovò 12 sedie, una per ciascuno degli ateniesi che avrebbero deciso il destino del vendicativo Oreste. Dodici Sì. sedie. Sei volevano. Vabbè, devo andare qui. Penso. Il sacerdote di Apollo. Oh, ehi, tu. Che cosa ci fai qui? Oh, sai, profezie. Profezie. Che cringe. Già. Ho scoperto tante cose da quando ho udito la tua profezia. Ho tante domande. Oh cielo, tutti hanno domande. Ho dovuto dare a quella piccola dea qualcosa di grosso per convincerla a lasciarmi in pace. Campione di lì, campione di là. Atena, vuoi dire che il sentiero degli eroi era una profezia? Beh, non proprio. Non come le cose assurde che ti sono successe in passato. Ma lei voleva un piano, capisci? Quindi ne ho inventato uno. Ne hai creato uno. Se il sentiero degli eroi è inventato, allora come posso evocare il bastone del re? Non lo so. Oh, è questo che stai cercando di fare? Non esiste nessun bastone del tempo, vero? Ero io la campionessa. Doveva essere il mio destino. Forse. A volte c'è un motivo dietro le cose che accadono e noi non lo conosciamo, sai? Magari la profezia è falsa, ma il tuo destino è autentico. Chi può dirlo? Un oracolo? Sì, ti auguro di riuscire a trovarne uno. Va bene, ora devo andare. Ci vediamo, ciao! Dici? Onestamente, non ne ho idea. Boh, ok. Un personaggio abbastanza ambiguo, devo dire. Pensavi che io pensassi che il bastone del tempo esistesse davvero? Ok, meno male che non dobbiamo fare quella roba. Teleport. Fulmine de Zeus. Allora. Sei stato tu a rimanere fregato.
Come è possibile, visto che sono io che sto raccontando la storia in cui è successo tutto? Ho usato il bastone del tempo per cambiare la storia in modo da non farlo esistere. Ah. Che sta facendo, Phoenix? Ah, ok. Allora, ma precisamente dove dobbiamo andare? Il gioco dice che devo andare qui. Torna da Atena. Ma aspettate, fatemi vedere una cosa. Ok. Cambiamo traiettoria perché secondo me dobbiamo entrare qua. Vabbè, vabbè, Atena ha benedetto i vabbè. mortali Ok, con ma molti che doni. culo, ce l'ho Il suo fatta. tempio è il luogo dove loro andavano per restituirle il favore. Ah, finalmente qualcosa di sensato. I mortali servono a poco, ma i regali mi piacciono. Santuario. Vabbè, santuario dell'albero, cazzi ammazzi, dai. Cosa? Che è sta roba? Ok, vabbè, non si può entrare. Bisogna vedere da dove si deve entrare. Uccidi. L'hanno divorata. Spero per loro di no. Uccidi i leoni. Ok. Easy. Ma ok. Eccola. Ops. Dove sono i miei sacrifici? Ops. Atena, stai bene! Perché hai un coltello? Per farti diventare la campionessa! Non hai imparato nulla negli enigmi? Tutti gli eroi Ma che hanno andiamo. fallito, ma poi sono diventati migliori e più forti. Andremo direttamente a quella parte. Intendi la parte dove diventano spettri? La profezia dice che il mio campione deve diventare come gli eroi del passato di nuovo per evocare il bastone del tempo. E gli eroi del passato sono tutti spettri. Patena, aspetta! Quell'oracolo è un imbroglio! Sei stata ingannata da una profezia falsa! È una profezia vera! Ha detto che con il bastone possiamo. Saremo grandi e forti e useremo il bastone per sconfiggere Tifone e invertire il corso del tempo. E come, Atena? Una volta corrotti, che succederà? Saremo schiavi di Tifone. Non c'è nessuna opzione. Dreamy like a bee. Io dobbiamo fidarci di te. Sei la dea della saggezza. Tutti si rivolgono a te per giudizi e strategie. È questa la tua strada? Una cosa che ti ha detto qualcun altro? Non lo so. Tira su con il naso. Esatto. Siamo la squadra Madonna, ma che perfetta per fare la storia porco. d'ora. Ma tu non seguivi sempre i suoi consigli, sapevi che non era il caso. Ma che impudente! Atena, ci servirà vero giudizio per sconfiggere Tifone. Non uno stupido bastone magico, qualcosa di reale, come quel tempio. Il mio tempio? Oh, potrei usare il potere del mio tempio per aprire il luogo in cui si trova la mia essenza, ma dovrebbe essere purificato. E non so se ne vale la pena. Quel tempio è come te, maestoso, ma sminuito. Non aver letto minuto. Non mi prendere in giro! Non lo faccio. Ti mostrerò
mostrerò cosa intendo. Per prima cosa dobbiamo rimettere a posto il tuo tempio. Ma perché? Perché sono testarda, esattamente come lo eri tu. Poi dopo di lei, penso, manca l'ultimo. Dopo Atena, ma non mi ricordo chi è. Aspetta, accetta la mia benedizione. Te l'avrei data comunque. Per renderti migliore come... insomma... Spettro. Ma siamo a due, mi sa. Di... cioè, con lei forse siamo a due. Tiro di Atena. Non so se è il primo o il secondo. Ma forse è il secondo. Devo controllare. Che di base dobbiamo avere... dobbiamo avere... avrei. Dobbiamo avere tre cose. Buona fortuna, Phoenix. A che serve la fortuna? Abbiamo la saggezza dalla nostra. Fatemi vedere una cosa. Sì, stiamo a due. Manca l'ultimo. Quindi l'abbiamo quasi completata. Probabilmente dobbiamo... te pareva? Probabilmente dobbiamo fare questa e poi basta. Credo. Che poi sì, raga, vabbè, metto così con la sedia almeno. Anzi, così. Non lo sto proprio tutto a storto. I mortali accumulano il cibo chiamato grano nei granai, sotto la supervisione Demetra. Di Demetra. Bel nome Demetra. Anche i misteri dell'aldilà. Per Ade, le abbiamo dato tutti i lavori più inutili. Magari potremmo combinarli. I misteri dell'aldilà sono dei cereali. Dreamy like a bee, I'm a mega bee. Spezza una missione, libera il tempio di libera il tempio di Atena dalla corruzione. Ok. Il problema è che io non sto... aspetta, forse... ah, vabbè, tempio è dentro, quindi vediamo. Potrebbe anche... no. Wait, what? E come faccio ad entrare? Ma di qua forse. Forse da dietro? O da dietro se... no, dietro non si può proprio... Vediamo se c'è un modo per entrare. Oh. Cos'è sta roba? Secondo me la dobbiamo portare tipo qua. Vediamo se ho indovinato. E però... e cosa manca? Ci manca qualcosa. Aspettate, raga, di là c'era un punto di là dove siamo andati prima. Potrebbe esserci qualcosa da fare. Potrebbe. Potrebbe anche non essere così. Però potrebbe effettivamente essere così. Vediamo. Sorga, cioè il gioco non ti fa capire niente. Libera il tempo. Allora, te ne dovevo uccidere perché Dolgar l'ha deciso. Certo. Ho capito, ma se non capisco cosa devo fare, no? Aspetta, forse vediamo. Ok, dobbiamo portare sta roba di là, penso. Penso. Sì,
è come l'altra missione che dovevamo portare tutta la roba sulla, cioè dove stava la statua. Penso, però. Vedete, no, non è così. Però è strano perché vedete. E dove li devo portare sti cosi? Non capisco un cazzo. Aspetta un attimo. Allora, questo sta qui. E quello mi viene da pensare che deve andare per forza lì. Boh, raga, io non lo so, cioè non capisco. Questo mi era da pensare che lo devo riposare qua, ma non penso. No, raga, non. No, raga, penso che guardo su YouTube. Se no non la finiamo più. Cioè, l'unica cosa che posso fare, ma comunque non si capisce niente. Allora, qui l'abbiamo fatto. Qui non penso. Comunque un aiutati dal gioco. Aspetta. Ok. Beh, dai, ho capito. Dreamy like a bee. E perché qua ne manca uno? Vabbè, comunque mi ha aperto. Basta. Portiamocela a casa, dai, bam. Lo scudo ricorda che le tattiche di Atena sono più strategiche e affidabili. Ah, ok. Ares. Mo so E dove. funziona. Però non mancano Lo ha altre. sconfitto nella guerra di Troia. Sai che aveva il suo flautista personale che la seguiva suonando canzoni di battaglia? Ha sconfitto Ares con la sua colonna sonora personale. La spada di Oreste. Atena lo giudicò per le sue colpe. E le Erinni in persona dovettero obbedirle. Senti, Atena è nata uscendomi direttamente dalla fronte, capito? La gente la ascolta quando parla. E ora è la scelta adatta. La chiave della civetta, simbolo della saggezza di Atena. Beh, questo va Sembrava bene. proprio C'è anche giusto. Giulia, eccola. Honestly, Juliet. Vabbè, penso che devo offrire questo. Sì. Vai. Perfetto. Odino, figlio mio. Eccola. Come sta andando? Ebbene, fortunatamente non mi sono bloccato tantissimo. Ascolta, Atena. Tu sei così. Devi tornare ad essere così. Piccurino, piccurino. Devi diventare così. Ma capisci? Ma non avevo sempre ragione. E Zeus cercava sempre di intromettersi. Eri sicura di te. Sceglievi la tua strada.
Meno male, sì. Significa finire per fare solo confusione. Hai ragione. Odiavo quando Zeus mi diceva cosa fare, perché non ne avevo bisogno. Mi faceva saltare i nervi. No, che stai dicendo, Atena? Non è possibile. Cercavo solo di aiutare. Le abitudini sono dure a morire. Ma era davvero difficile. Dovevo conoscere e decidere mille cose. Non so se sono pronta a portare di nuovo quel peso. Stavolta affronteremo Tifone insieme, ma tu devi tornare te stessa. Sto curiosa di vederla da adulta, sinceramente. Dai, mo. Hai ragione. Devo tornare grande. Devo tornare me. Beh, forse abbiamo fatto Atena. Grazie, Phoenix. Benedizione di Atena. Ok, quindi lei l'abbiamo completata. E manca l'ultimo. E poi dobbiamo battere Tifone. E poi facciamo Resident Evil 3. Questa è la mia ultima benedizione. Te la sei guadagnata. Vieni. Nelle statue non è tanto bella. Cioè nel rappresentante. Oddio. Evil Athena non esiste. Evil Athena non ti può fare del male. Evil Athena. Dobbiamo andare lì. Ah, devo battere il boss. Vero. Ma fa paura là sotto. Lascia questa parte alla tua campionessa. Puoi aspettarmi nella sala degli dei? Direi di sì. Hermes farà meglio a non prendermi in giro perché sono piccola. Sono piccolina. Non sei piccola, Athena. Sei saggia e potente. E presto Tifone si pentirà di essersi messo contro di te. Oh. Sì, certo. Faremo squadra e poi gli daremo un pugno in faccia. No, non penso. È una buona decisione. No. Per me sì. E se Hermes ti dà fastidio mentre non ci sono, dagli un calcio sulle ginocchia. Sei all'altezza giusta. Oh, damn, bro. What the fuck? Vabbè. Sono sempre stati solo. Aspetta, fatemi dire un attimo la benedizione di Athena che fa. Allora, tiro di Athena più fino a tre amici. Bellissimo. Ah, è roba con le frecce. Porco duo. Bello, ma non meno male. Ok. Buono, è stata una santa benedizione. Let's go. Let's go, Santa Atena. Allora, dov'è? È in sé ora. Là. Ma è troppo emotiva. Magari per una volta invece di parlare potresti ascoltare tua figlia. Ti prego, Prometeo. Dimmi che te lo sei inventato. No. È la verità, Zeus. Sono suo padre. Sarà anche così, ma questo non ti dà il diritto di dirle come fare il suo lavoro, soprattutto quando lei è più qualificata di te. Damn, bro. Ok. Andiamo. Devo arrivare laggiù, aspetta, mi ricarico un po'. Vai. Oh, c'è fosforo. Ah, cuti il fosforo. Ah, ma mi sa che dobbiamo arrivare. Aspettate un attimo, scusate. No, dovevo dire una cosa. Ma ragazzi, io mi potevo teletrasportare qui. Che coglione. Cioè, mi potevo teletrasportare lì. Invece mi sono. Vabbè, fa niente. A sto punto. Il problema è che Madonna, cioè si scarica subito la resistenza. Cerchiamo solo di non beccare nessun nemico, perché se becchiamo qualche nemico poi so problemi. Anzi, aspetta. No, vabbè, mi rompo il cazzo. Non fa niente. Oh mio Dio, no. Ma più che altro è che poi se vado in allerta so più lenta a ricaricare.
Vabbè, non mi sta rompendo il cazzo, dai, grande. Grande Orso Yogi. Santuario di Atena, ok. Quanto manca? Ecco, oh, mancano ancora 150 metri. Vabbè, però sono pochi 150 metri. Ma sti uccelli già hanno rotto il cazzo. Ok. Siamo arrivati. Dobbiamo uccidere qualcuno però. Ah no, possiamo entrare direttamente. Sì. Vai. Qui probabilmente c'è il boss. C'è il boss.